Ciao a tutti bimbi e genitori, sono Serena. Oggi vorrei proporvi sacchetti sensoriali. Servono delle buste trasparenti con chiusura zip, come per esempio queste, o vanno bene anche le buste a foratura, come queste. L'importante è che una volta posizionato al loro interno il materiale, vengano sigillate molto bene con del nastro adesivo. L'obiettivo di questo gioco è mettere materiali di qualsiasi tipo all'interno della busta. In questo, per esempio, ho messo del sale grosso con della curcuma. Qui ho messo delle tempere colore giallo e rosso. Qui ho messo degli elementi naturali, quindi un fiorellino, delle foglioline. Qui ho messo dell'acqua saponata con un po' di brillantini e qui delle cannucce. Per i vostri bimbi sarà molto divertente toccare e manipolare il materiale all'interno delle buste. Vedete? Soprattutto con le tempere dà molta soddisfazione. Se i bimbi sono molto piccoli, quindi gattonano o comunque stanno molto a terra, consiglio di fissare le buste sempre con nastro adesivo direttamente sul pavimento. In questo modo sarà tutto più alla loro portata. Invece, per i bimbi più grandi andrà benissimo il tavolo o comunque qualsiasi altro ripiano di gioco. Quindi potete sbizzarrirvi e utilizzare tutto il materiale che volete. Per esempio, qua ho messo le cannucce. Buon divertimento!